qualità, affidabilità, convenienza, velocità. Tutto in una parola. Si dice Fambatterie Meddola. Fambatterie, azienda leader nel settore da 45 anni, soddisfa tutte le esigenze di energia. Alla FAM puoi trovare batterie per auto, moto, veicoli speciali per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato, incluso il servizio di installazione. All'avanguardia anche per batterie a litio. Se vuoi andare sul sicuro, scegli Fambatterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Consulta il sito Fambatterie per ogni tua esigenza. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo. Non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo. Non è di grande compagnia, ma è più simpatico, il più simpatico. Non è di grande compagnia. Flick, po, pu, patapà. Ma è più simpatico che ci sia. Che noi a quel bar, che noi alla sera veglia si al bar. Uè! Ben ritrovati amici del Pallino Blu da Stefania Ceccarelli. Quest'oggi ci troviamo a Martorano e per la decima giornata del 16° campionato regionale di Serie A1 andiamo ad assistere all'incontro dei padroni di casa del Time Out Martorano che sfidano il Bussecchio 3 Forlì. Le due squadre sono reduce da una settimana non molto positiva perché sono state sconfitte tutte e due, hanno un'opportunità di rimettersi in corsa per il loro obiettivo principale, è quello di cercare di raggiungere la salvezza, ovvero arrivare nelle prime 10. Sta meglio sicuramente il Bussecchio 3 che ha 3 punti in più e anche una partita da recuperare. Il Martorano invece in questo momento è relegato al penultimo posto e deve fare punti assolutamente, ma la giornata che si è conclusa ha vissuto principalmente sul cambio al vertice perché il Gran Hotel Palazzo Verde Verde, approfittando della sconfitta del BT Bussecchio, è riuscito ad andare in terza classifica per la prima volta dopo 8 giornate di dominio del BT Bussecchio. Ora guida il Taverna Verde Forlì e la prossima settimana queste due squadre si confronteranno in un derby di Forlì veramente molto ma molto importante per l'economia di questo campionato. Prima di mostrarvi le immagini di questa sfida vi diamo anche un comunicato. Alla Cadelvento di Bagnacavallo si è disputata la gara nazionale di selezione per Master Gorisiana e la quarta giornata del campionato italiano di Gorisiana a squadre. I risvolti di questi due avvenimenti attraverso il nostro comunicato stampa. Alla Cadelvento di Bagnacavallo il fiorentino Stefano Giannoni batte per 2-7-0, 400-328 e 400-372 il concittadino Pietro Ceccherelli e si impone nella seconda gara di selezione Master Goriziana 2021-2022. Terzo posto per il riminese Enrico Ricci e per l'anconetano Massimo Esposto. Al quinto posto si sono piazzati Diego Gaziano di Siena, Massimo Ferrini e Giuseppe De Simone di Forlì ed Alessandro Logli di Firenze, che grazie a questo risultato si conferma al comando della classifica con 20 punti davanti a Giannoni ed Esposto che ne hanno 16. In tutto hanno partecipato 128 giocatori. Sempre a Bagnacavallo si è disputata la quarta giornata del campionato italiano di Gorisiana a squadre, di cui vi forniamo i risultati. La classifica e il prossimo turni offerti da Sport Center Cesena. Vieni da Sport Center. Ti aspetta una vasta gamma di articoli sportivi per il tempo libero. Sport Center, dall'attrezzatura sportiva ai marchi di abbigliamento più ricercati. Risultati: terzo campionato italiano a squadre Goriziana. Quarta giornata. Taverna Verde Firenze 3-1. Leondoro Molinella Genova 2-2. Bussecchio 1, Bussecchio 2 1-3. Siena Macerata 3-1. Cattolica Ancona 1-3. Venezia Riposo. Questa è la classifica dopo la quarta giornata. Bussecchio 2 9. Taverna Verde Siena 7. Leondoro Molinella 5, Firenze, Genova, Macerata, Ancona, Bussecchio 1, Cattolica 4, Venezia 1. Questi gli incontri della quinta giornata in programma il 27 novembre. Macerata Cattolica, Ancona Venezia, Taverna Verde Riposo, Firenze Leondoro Molinella, Genova Bussecchio 1, Bussecchio 2 Siena.
Alberto Braghittoni, capitano del Time Out Martorano. Siete una squadra neopromossa in questo campionato di massima eccellenza, diciamo. Come la state vivendo e quali sono le vostre aspettative? Sicuramente la stiamo vivendo benissimo, perché per noi tutte le partite, già il poter disputare questo campionato con i più grandi campioni del biliardo a boccetta è una soddisfazione, quindi è una soddisfazione che ci siamo tolti salendo dalla A2 e la stiamo vivendo bene. Ovviamente ci scontriamo con delle squadre molto dotate, ce la mettiamo tutta nel rispetto delle nostre possibilità. Secondo me potevamo avere qualche punto in più nelle prime giornate, però la stagione è ancora lunga, speriamo di giocarcela fino in fondo. Come affrontate la partita di questa sera con i compagni del Bussecchio 3? Siamo in formazione tipo, quindi solita formazione, siamo tutti a disposizione, speriamo di far bene davanti alla nostra gente di Martorano e di fare un buon risultato che ci serve. Da Ascoli Piceno, Edoardo Vanni, giocatore del Bussecchio 3. Innanzitutto, come ti trovi a giocare qui al Bussecchio e come affronti la sfida di questa sera con l'altra squadra, che è il Time Out Martorano? Buonasera. A Bussecchio 3, sì, è un bel gruppo, siamo tutti amici. Da Ascoli quest'anno siamo in 7, che comunque veniamo a turno perché i chilometri da fare sono molti, però negli anni ci siamo trovati sempre benissimo, sia con Massimo Ferrini sia con tutto il Bussecchio. Cerchiamo sempre di dare il massimo e questa sera è uno scontro importante per noi, perché comunque sono punti salvezza che ci farebbero comodo. Speriamo di fare il meglio possibile. Vieni comunque da un buon risultato nella gara nazionale di Ancona, però nel campionato un pochino più in difficoltà, diciamo. In campionato, ecco, quest'anno ho giocato poco perché, sa, con il Covid e tutte le cose che ci sono state, cerchiamo di fare a turno, come ho detto prima, per i chilometri ma anche per le condizioni fisiche che abbiamo avuto un po' tutti negli ultimi anni. La gara di Ancona sono andato abbastanza bene, ho vinto il girone, adesso nella seconda prova speriamo di fare meglio, penso a fine gennaio in Lombardia, daremo il massimo, sia io che tutti i miei compagni marchigiani. Sta per iniziare questa sfida con Maurizio Vazzania, che ha l'opportunità di effettuare il primo tiro di bocciata. Il suo realizzo è di 2 punti assieme a Roberto Moro, difende il colore del Time Out Martorano, contro Eric Lolli e Massimo Ferrini della squadra forlivese. Questo è Marco Merloni del Bussecchio 3. Parte con un rimpallo in cui lascia sul campo 6 punti per il suo avversario Fabrizio Ricci. Merloni-Ricci è sicuramente l'incontro clou di questo primo tempo. E questo è Alessandro Alessandri. Prima bocciata per lui, altri 4 punti, il Martorano parte con un 12-0, 6 punti della Italia da regalati Merloni. Alessandri ed altri affronteranno Alessandro Nella e Claudio Fabbri. Questo è il primo pallino che boccia Fabrizio Ricci, neoacquisto del Time Out Martorano. Ricordiamolo che l'anno scorso in A1 giocava ai 7 crociari. Qui ottiene 4 punti sfiorando anche la lista del filotto e ora conduce 11-0. Secondo pallino consecutivo guadagnato dalla coppia di casa, Maurizio Valdania. Nel primo aveva fatto 2 punti, stavolta li sfiora ma non li realizza. 3-0 per Moro Valdania. Arriva il primo punto realizzato dalla squadra ospite e di accosto ottenuto dalla coppia Claudio Fabbri e Alessandro Nella, e adesso seguiamo la bocciata di Nella, che va a segno con 2 punti subito e altri 2 in seconda passata. Sorpasso 5-4 per la coppia ospite. In azione Massimo Ferrini, chiamato al tentativo di fare il colore. Questa giocata lascia intatte le possibilità di questo realizzo. Vengono assegnati con molto fair play dalla coppia di casa gli 8 di colore a
Ferrini Lolli, che quindi passano a condurre a 8-3, e vediamo anche la prima bocciata di Eric Lolli. E dopo il colore arrivano anche i punti di Birilli con un bel tiro di bocciata da 2 punti, però solo 2, rimane in piedi tutto il filotto, 10-3. Il secondo pallino di Alessandro Alessandri promette molto bene, 10 punti per HP di casa, che si porta sul 15-5. Fabrizio Ricci, attenzione, arriva lo strike, 12 punti per Ricci, che stacca in questo momento Merloni, siamo sul 24-5 per Ricci. Arriva il primo filotto di Maurizio Balzani al terzo tentativo e la coppia di casa passa a condurre 12-10. Terzo pallino che boccia Marco Merloni, viene da un 2, è una bocciata iniziale con punti persi, ne fa altri 2 e ora ne ha 8, Ricci 24. Alessandro Nerla ne fa 10 e c'è di nuovo il controsorpasso, 20-15 per Nerla Fabri. Un tiro straordinario di Fabrizio Ricci che raccoglie 4 punti in una 3 sponde straordinaria e ora ne ha 28, ma soprattutto sul campo ha messo le proprie 2 in prossimità del pallino e Merloni costretto a giocare l'ultima in difesa. Vediamo questa fase molto interessante, Merloni non si posiziona al meglio e Ricci cerca il colpaccio di colore, sbaglia tutto con questa giocata, rimpalla sul pallino e gli 8 sono ormai irraggiungibili. Ci riprova Ricci, non troppo bene neanche questa, però 5 punti ci sono e la bocciata sarà sul 33-8 per Fabrizio Ricci nei confronti di Marco Merloni, terzo pallino. Ricci assegna anche di bocciata altri 8 punti per Ricci, 41-8. C'è stato un 16 di Massimo Ferrini in questa partita e adesso c'è anche il filotto di Eric Lolli, la coppia del Busecchio spicca il volo e ora conduce 35-12. Daniele D'Altri in azione, un'occasione per guadagnarsi il pallino da bocciare e farne 5 di colore, ottima giocata di Daniele D'Altri che dà l'opportunità sul 20 pari di bocciare ad Alessandro Alessandri. Alessandri a segno, un filotto per fissare il punteggio sul 28-20. Per Marco Merloni questo è il quarto pallino con il primo filotto, Merloni che ora ha recuperato parzialmente il suo ritardo, con questi 8 ne ha 19, Ricci è scappato via già da un po', 41. Attenzione, Alessandro Nerla conquista 6 punti di bocciata e fissa il punteggio sul 27-28. Massimo Ferrini aveva ottenuto un 16 in precedenza, stavolta ne fa 4, Pirillo si ferma sul rosso, anzi ne fa 12. Perché il rosso noi non l'abbiamo visto cadere, quindi grande esecuzione di Massimo Ferrini che con questi 12 più l'accosto dà l'opportunità di bocciare a Maurizio Balzania, ma Balzania realizza 10 punti. La coppia Forlivese conduce, anzi 12 punti Balzania. Coppia Forlivese conduce 47-30. Fabrizio Ricci in azione. Altri 2 punti di bocciata. 47-19.
la bocciata del sorpasso, due punti tenuti da Alessandro Nerra. Ora la coppia del Bussecchio conduce 30-28. Il terzo pallino di Eric Lolli, altri punti 4-52-30 per la coppia del Bussecchio. Fabrizio Ricci, attenzione, può scapparci il 12 di nuovo. 4 punti per Fabrizio Ricci, che conduce 52-19 nei confronti di Marco Merloni. Il quinto pallino di Alessandro Nerla, altri 10 punti. Nerla e Fabri conducono in questo momento 41-28. In azione Marco Merloni, dopo l'8 nel tiro precedente, ora ne fa 10 e si porta sul 30-52. Questo è un accosto di Roberto Moro e ottiene 3 punti di colore e la bocciata sul 33. Dieci punti per Maurizio Valdania, 43-52. Gran colpo di Marco Merloni, una trasponde con la quale ottiene un birillo col pallino e ora ne ha 34 Merloni, 52 Ricci. Alessandri, terzo pallino consecutivo che va a segno. Arriva addirittura il 12 per il 41 pari. Alessandri, 4 bocciate, un 4, un 10, un 8, un 12 e la partita in perfetto equilibrio. Fabrizio Ricci in azione, un'altra bocciata da 2 punti, 55 Ricci, 34 Merloni. Attenzione, dominio in accosto della coppia di casa, ma Valzania va a vuoto proprio nella bocciata che poteva dare l'opportunità del sorpasso. 46-52 il punteggio. Bisogna alzare quel pallino per fare il colore. Merloni ci prova, ma attenzione, arriva un guaio grossissimo per Merloni. Invece degli 8 di colore arrivano 16 punti persi che vanno al suo avversario, che ora ne ha 71. Per Merloni c'è l'accosto misero di un punto e la bocciata sul 35. Sesto pallino per Merloni, ma i punti da recuperare cominciano ad essere tanti. Merloni a segno di bocciata, altri 8 punti e quindi ne ha 43, anzi 45, perché i punti ottenuti sono 10. Ma Ricci 71. Il sesto pallino di Alessandro Nella, 8 punti. Con questo realizzo conducono 50-41 Fabri Nella nei confronti di Alessandri D'Altri. Massimo Ferrini segue la rossa che deve portare via quella bianca, non la tocca per niente, c'erano la possibilità di farne 8, invece ci sono 3 punti guadagnati da Ferrini e Lolli che portano sul 55-46 il loro quarto pallino. In azione Eric Lolli, altri 10 punti di bocciata, 65-46 per la coppia del Bussecchio. Fabrizio Ricci, tentativo a tre sponde, se toglie quella rossa fa gli 8 di colore. Ricci ci va molto vicino, 5 sicuri, gli 8 un po' meno. In ogni caso con 5 punti Ricci si guadagna un pallino pesante a bocciare, 76-45. Fabrizio Ricci, attenzione, stavolta ne ottiene 10 e si avvicina di gran passo alla meta, ne ha 86 Ricci, 45 Merloni. Marco Merloni ci presenta un bel tiro di calcio con il quale va ad ottenere 4 punti e un birillo e ora ne ha 49, l'accosto è già a portata di mano, bisogna far qualcos'altro nell'ultima boccetta.
E ora Merloni ci prova con la tre sponde. Non va. Il settimo pallino di Marco Merloni, che negli ultimi quattro ha fatto 2, 8 e un 10. Con questi ultimi realizzati ne ha 58, Ricci 86. Eric Lolli mette segno un altro bel colpo di bocciata da 4 punti. Lolli e Ferrini conducono 70 a 46. Alessandro Alessandri, quinto pallino, e stavolta deve contarsi di 2 punti, veniva da una bella sequenza. Con questi due Alessandri fissa il punteggio su 46 a 53. Fabrizio Ricci, attenzione, tre sponde. Sia il pallino che la boccetta potevano arrivare sul castello ed erano guai per Merloni, invece adesso i guai potrebbero essere per Ricci, che si gioca la boccetta di vantaggio. Conduce 86 a 58, il giocatore del time out Martorani, ma adesso con l'ultima boccetta si gioca un'opportunità grandiosa. Si avvicina al traguardo, rilancia Merloni. Ci prova con la quattro sponde Fabrizio Ricci, attenzione. L'obiettivo non è centrato in pieno, ci sono 4 punti, un birillo abbattuto lascia l'accosto al suo avversario, Ricci 90, Merloni 58. Brutta per Marco Merloni, una bocciata importantissima per cercare il recupero, invece altri 2 punti persi. E Merloni sicuramente ha lasciato troppi punti in questa partita, 24 punti che hanno lanciato Ricci, che ora sul 92 a 61 si trova 8 punti dal traguardo. L'ultima di Marco Merloni, che deve cercare di allungare l'incontro, deve prendere assolutamente questo punto, ce la fa molto bene Merloni. E Ricci con l'ultima dovrà guadagnarsi il pallino, che sarebbe il numero 9. Un pallino importantissimo, perché vorrebbe dire avvicinarsi ulteriormente al traguardo. Ricci ci prova con questa sterzata, come affonda il pallino, ma sbaglia tutto Ricci, alla fine va a guadagnarsi un pallino fortunosissimo e boccia sul 93 a 61 per la nona volta. Merloni ha bocciato 8 pallini, sconta qualche peccatuccio veniale con 24 punti persi e Ricci ha il match ball. Mancato il primo colpo per la partita da Fabrizio Ricci. Un accosto importantissimo. Merloni deve prendere assolutamente il punto. E invece no, con l'accosto numero 10 boccia Ricci sul 94 a 61. Servono 6 punti per conquistare la vittoria. Punti per Fabrizio Ricci di prima passata, ma attenzione, quel pallino gira verso il castello. Se cade il 10 è finita, e in effetti cade il 10, vittoria di prestigio per Fabrizio Ricci, 104-61 nei confronti di Master Marco Merloni, e il time out Martorano si porta sull'1-0 nei confronti del Buscecchio 3. Attenzione, Maurizio Bazzania ottiene 6 punti di rimpallo con gli 8 di colore ottenuti in precedenza, fissa il punteggio su 62-70, una partita che si riapre improvvisamente. Il sesto pallino di Alessandro Alessandri, 2 punti e nient'altro, 49 Alessandri d'altri, 53 Nella Fabbri. Massimo Ferrini cerca il colpo risolutore, direi che ottiene un grosso risultato perché ora c'è l'accosto. La rossa però, attenzione, sta per avvicinarsi al castello, ha rischiato un po' la bevuta, ma Massimo Ferrini è stato elemento determinante in questa sfida. Avendo realizzato 28 punti di rimessa ha fatto la differenza in una partita molto equilibrata dove Mazzania e Mora sono fatti preferire in accosto, ma poi alla fine sono quei 28 punti
di Ferrini che fa la differenza sul 70-62 per Ferrini Lolli. Massimo Ferrini va alla ricerca dei 3 punti di accosto per la bocciata sul 73. Il sesto pallino è assicurato, poi manca solo il filotto per chiudere la partita. Eccoli qua i 3 punti di Massimo Ferrini. Attenzione perché Eric Lolli sbaglia la prima bocciata al sesto tentativo, veniva da una serie ininterrotta di punti su 73-62. Si riaprono i discorsi e questo è un pallino che sfrutta Alessandro Nella su un errore degli avversari che gli lasciano la possibilità di bocciare, ne fa 12 addirittura e ora ne ha 70 contro i 49 degli avversari. Alla fine i giocatori della squadra ospite Busecchio 3 scelgono i 5 di colore che erano naturalmente facilissime da ottenere e si accingono la bocciata su 78-66 per la settima volta l'opportunità di vincere l'incontro con un birillo da ottenere con la bocciata. E il birillo arriva per l'80-66. Lolli Ferrini battono Moro Valzania e le due squadre ora sono sull'uno pari. Settimo pallino di Alessandro Alessandri, un 10 importante che rilancia la coppia di casa che ora ne ha 62, gli avversari 70. Attenzione, brutta giocata di Alessandro Alessandri, 4 punti persi in finale di partita e finora la differenza di questo incontro è frutto proprio di 8 punti persi totale nella partita da Alessandri ed altri e 4 punti di rimessa guadagnati dalla coppia ospite, a differenza di 12 punti in classifica 62-74 spiegata da questi punti realizzati di rimessa. Ci avviciniamo alla fine del primo tempo con la coppia del Busecchio 3 che si avvia ad ottenere un pallino pesante, conduce 74-62, ultima boccetta di Alessandro Nella può rimpinguare il punteggio di accosto e poi lo stesso Nella sarà chiamato al tiro di bocciata. Nei precedenti 8 ha realizzato un buon gruzzolo di birilli, solo una volta è andato a vuoto, adesso qui va ad ottenerne come minimo 3, forse addirittura 5, che vorrebbe dire bocciare sul 77 o 79. Sono 5 i punti di colore, e che vuol dire che con un birillo si chiude. Alessandro Nella boccia sul 79-62, il nono pallino, 2 pallini in più rispetto ai giocatori di casa, che è tutto un dire, e soprattutto i punti di rimessa che hanno fatto la differenza. Poi ci sono questi ultimi 8 per guadagnarsi la partita, vincono 87-62 Nella, Fabbri e il Busecchio che chiude il primo tempo in vantaggio 2-1. Plic, po, pu, patata. Una terrazza sul Porto Canale a Bellaria Igea Marina. Capitan Bagatti, ristorante e pizzeria. Un amico del biliardo, aperto fino a tarda ora. Capitan Bagatti, Viale Pinzon 10, Bellaria Igea Marina. Telefono 0541 34 00 34. Secondo tempo si avvia con Giorgio Fabbri alla bocciata. Una bocciata agevolata con il realizzo del filotto più il bilaterale, però in questo caso i punti sono solo 7 perché la fila centrale vale 5. L'avversario di Giorgio Fabbri, Demetrio Sandroni. Lorenzo Paniccia del Busecchio 3 parte con un 4 di bocciata, suo avversario Massimo Tumedei.
E questo è Luca Biondi del Time Out, che si presenta alla bocciata senza ottenere punti, e l'avversario è Edoardo Vanni. Lorenzo Panicià, un erroraccio con cui regala 4 punti al suo avversario ed è costretto a giocarsi anche l'ultima. L'ultima di Panicià, una trasponde che non va a segno, e ora Massimo Tunedei ha l'opportunità di giocarne 3 di seguito. Alla trasponde Massimo Tunedei, come tocca quella rossa, fa il colore dei punti e invece non succede nulla di buono per lui, perché quella rossa è rimasta in zona mentre dei punti non ne ha realizzati. L'occasione degli odi colore è sfumata e Massimo Tunedei si guadagna i 3 punti e la bocciata sul 7-4. La prima bocciata di Massimo Tunedei non promette granché. Primo pallino per Edoardo Vanni, rimpallo. Nessun birillo di bocciata sia per Biondi che per Vanni nel primo pallino di Acchitto. Il primo pallino di Demetrio Sandroni non va. Però 2 punti arrivano, Sandroni 3, Giorgio Fabbri 17. Lorenzo Panicià, secondo pallino, arriva il filotto per Panicià, che ora ne ha 15 contro i 7 di Tunedei. E questa è un'ottima giocata di Edoardo Vanni, si guadagna il secondo pallino con un'ultima boccetta e la bocciata sul 2-0. Vanni, bel colpo di bocciata, 10 punti, 12 Vanni, 0 Biondi. Un'occasione mancata da Massimo Tunedei per fare i punti di rimessa. C'era quel pallino da mandare sul castello. Non ci riesce Tunedei, che si guadagna 3 punti alla bocciata sul 10-15, secondo pallino per lui. Si assomiglia molto al primo, risultato scarsissimo. 2 passaggi a vuoto consecutivi di Massimo Tunedei. Edoardo Vanni si avvia ad ottenere il terzo pallino e la bocciata sul 13-0. Vanni a segno, un altro 10, Vanni 23, Biondi 0. Panicià si guadagna 3 punti di accosto e la bocciata sul 18-10. Lorenzo Panicià, ottima esecuzione di bocciata. 4 punti, 22 Panicià, 10 Tunedei. Luca Biondi si guadagna il primo punto e la seconda bocciata. Ora sul 23 Vanni 1 Biondi, seguiamolo al tiro sul pallino. Arrivano i primi punti di bocciata per Luca Biondi, attenzione, c'è il rimpallo che gli porta via magari la fila con 2 punti, Biondi ora ne ha 3, 23 Vanni. Il secondo pallino di Demetrio Sandroni vale ben 10 punti, Sandroni 16, Fabbri 25. L'ultima di Massimo Tunedei, cerca di mandare quella rossa sul castello, niente da fare. E comunque ne fa 3 di colore e la bocciata sul 17-22. 3 su 3 per Massimo Tunedei, senza birilli.
ed è il 15 Paniccia 22. Demetrio Sandroni in azione, secondo primo consecutivo da bocciare, il terzo in totale. Altri 8 punti per Sandroni, che fissa il punteggio sul 25 pari. I primi punti di bocciata di Massimo Tumedei, 4, e la partita è sul 22 pari. Quarto pallino bocciato da Giorgio Fabbri, tiro di bocciata agevolata con rimpallo, addirittura punti persi, incredibile quello che è successo, credo che sia una evenienza quasi, diciamo, inusuale, per non dire improbabile. Questi punti sono 5 persi da Giorgio Fabbri. Ricordiamo che nel tiro di bocciata agevolata e la differenza la fa il birillo rosso, che non vale gli 8 punti, ma vale solo 3. Bel colpo Luca Biondi, 16 punti in questa splendida tre sponde, e Biondi si porta sul 20-28, chiude un po' il gioco in accosto, ma non ne ha più. E Vanni sul 28-20, a due boccette consecutive per cercare di guadagnare punti di accosto e diritto alla bocciata. E Edoardo Vanni si guadagna l'accosto con questa splendida giocata. Edoardo Vanni, 4 punti anche di rimessa più l'accosto, e la bocciata è sul 33-20. Edoardo Vanni, attenzione, pallino che rientra, anche troppo. 4 punti per Vanni, che ora ne ha 37, Biondi 20. Il quarto pallino di Demetrio Sandroni, altri 10 punti, un Sandroni in grande spolvero, addirittura 12. Sandroni allunga, 43-26 nei confronti di Giorgio Fabbri. Questo è Lorenzo Paniccia, che va a segno per la quarta volta consecutiva, stavolta ne fa 8 e conduce 33-22 nei confronti di Massimo Tumedei. Giorgio Fabbri in azione, viene da un tiro in cui aveva lasciato 5 punti sul campo, stavolta ne fa 2. Fabbri 33, Sandroni 43. Sesto pallino per Edoardo Vanni, 2 punti, Vanni 40, Biondi 20. Massimo Tumedei, quinto pallino, arrivano per Tumedei, 10 punti, passa avanti Tumedei, 35-33. Attenzione, perché Demetrio Sandroni va a segno per la quinta volta consecutiva, un altro 10, un'ottima sequenza per Sandroni. Dopo il 2 iniziale ha fatto 2, 10, un 8, un 12 e ora conduce 56-33 nei confronti di Giorgio Fabbri. Il settimo pallino di Edoardo Vanni, 8 punti, Vanni 49, Biondi 20. Demetrio Sandroni a segno per la sesta volta consecutiva, stavolta deve contarsi 2 punti, ma conduce 61-33. Massimo Tumedei in azione, altri 2 punti, Tumedei conduce 40-34. Il sesto pallino per Giorgio Fabbri, niente da fare per il giocatore del Time Out Martorano, che ne ha 36 contro i 61 del suo avversario. Paniccia in azione, altri 10 punti per Lorenzo Paniccia, anzi 12 punti, che ora conduce 49-40 nei confronti di Massimo Tumedei. 8 di colore per Edoardo Vanni, attenzione, questo pallino promette molto bene, ma ne fa
poi alla fine solo due punti, Vanni conduce 59-23. Sandrone in azione, settimo pallino, segno pure questo, due punti, Sandrone 64, Fabbri 36. Tiro splendido di Luca Biondi, 8 guadagnati con una passata sul castello più l'accosto. Biondi si porta sulla 32 e ha il pallino da bocciare. Niente da fare, Luca Biondi di bocciata non è in palla. 5 bocciate, 2 volte 2 punti, 3 volte 0. 27 punti di ritardo da un Vanni che non lascia nulla di intentato. Sembra una sentenza o quasi. A segno Massimo Tumedei, con questi 10 torna a condurre 51-49, anzi 53, perché sono 12 punti guadagnati da Tumedei. Sandroni a segno anche con l'ottavo pallino, 8 volte consecutive sul castello, stavolta 6 punti, Sandroni 71, Giorgio Fabbri 36. Il colpo per Lorenzo Panicià, un 16 d'autore che segnano la partita, perché ora Panicià allunga il passo e con questo realizzo boccia sul 66-53 il suo settimo pallino. Altri due punti per Panicià, 68-53. Edoardo Vanni. Attenzione, perché Vanni comincia a guadagnare ulteriore terreno, con questi 8 ne ha 68, Biondi fermo sul 32. Due punti per Massimo Tumesei, che ora ne ha 56, Panicià 68. Demetrio Sandroni va ad ottenere i primi punti di rimessa su un pallino rimasto a galla dopo la bocciata dell'avversario, sono 6 punti, Sandroni ora ne ha 77, Giorgio Fabbri 39. Edoardo Vanni, decimo pallino, un bel 10, Vanni 79, Biondi 32. Bella giocata per Demetrio Sandroni, che cercava il realizzo di Birilli all'accosto, ha sfiorato il birillo laterale con la bianca dell'avversario, l'accosto gli è comunque riuscito. Lorenzo Panicià mette segno un altro bel tiro di bocciata, 8 punti, anzi 10 punti Panicià, che ne ha 79 contro i 56 di Tumedei. Giorgio Fabbri, dopo aver fatto 7 pallini di bocciata agevolata, ci presenta un tiro, diciamo, diverso, ottiene 2 punti. I punti da recuperare sono tanti, sicuramente con questi 2 non si va molto lontano, 42-77. Ecco qua, ottiene 5 punti Edoardo Vanni e boccia sull'84-35 il suo undicesimo pallino. Niente da fare per Luca Biondi, 7 bocciate con pochissimi punti realizzati, appena 4 punti. Questo è l'ennesimo passaggio vuoto, 5 su 7. Tantissimi per tenere testa ad un Vanni che invece ne ha sbagliata una alla prima di Achitto e poi uno all'undicesima e conduce con un margine ampissimo, 84-36. Edoardo Vanni, attenzione, sull'85 va a segno con questo tiro da 12 punti, ora ne ha 97, traguardo vicinissimo. Si ricorda che le partite individuali vanno ai punti 100, Biondi staccatissimo, 36. Luca Biondi, 4 punti in questo tiro di rimessa, ma se ne va la boccetta di vantaggio.
partita agli sgoccioli, Biondi 40, Vanni 97, Biondi ora fa il calcio sul pallino. Niente da fare. Con quest'ultima esecuzione Edoardo Vanni cerca di guadagnarsi il tredicesimo pallino e la bocciata è sul 98 a 40. E Vanni chiude con questo filotto la partita, vince 108 a 40 nei confronti di Luca Biondi, Pussecchio 3-3, Timer Martorano 1. 8 punti guadagnati con questo tiro a tre sponde da Giorgio Fabbri, che ne ha 51, suo avversario 77. Con questi due punti Massimo Tomedei ora ne ha 61, Panicia 84. Il Bussecchio in tutte e tre le partite ne ha 84, fatta questo punteggio Demetrio Androni con questi due punti ora ne ha 86, suo avversario Fabbri 51. Panicia, due punti di bocciata. 87, tu mi dai 61. L'ultima di Massimo Tomedei, questa è la partita che può dare già i tre punti al Bussecchio 3. Panicia conduce 87-64, può fare i punti di colore e la bocciata per chiudere partite con tanti pallini bocciati. Ne ha bocciati 13 Vanni, per il momento 10 Panicia, 10 Sandroni, 10 Giorgio Fabbri, 10 Massimo Tomedei, ma l'unica partita finita è quella di Edoardo Vanni. L'ultima di Giorgio Fabbri deve prendere il punto assolutamente, se no è finita. Direi che rinvia un po' la conclusione della partita, perché qui va a raccogliere 5 punti di accosto e undicesimo pallino da bocciare sul 59 a 99. Sbaglia la bocciata Giorgio Fabbri. Sandroni 99, Fabbri 59, l'ultima di Fabbri. Deve prendere il punto, non lo prende, vince Sandroni 100 a 59, Bussecchio 3, 4, Timer Martorano 1, i tre punti vanno alla squadra di Forlì, per il Timer Martorano i tempi sono sempre più magri. Panicia, due punti non bastano, 94 Panicia, 64 a Tomedei. Direi che il Bussecchio ha i tre punti a portata di mano, ma per il momento deve ancora mettere segno il colpo decisivo. Conduce nelle due partite in corso con un ampio margine. Attenzione, chiude in bellezza Lorenzo Panicia con questi 10 punti finali di rimessa, vince 104-64 nei confronti di Massimo Tomedei, end playing per il Bussecchio 3. Con un secondo tempo eccezionale, 5 a 1 per il Bussecchio in casa del Time Out Martorano. Il presidente regionale Luciano Naldi, che è intervenuto questa sera ad assistere all'incontro di due squadre forlivesi, una partita un pochino sottotono, come la vuole commentare? No, non è una partita sottotono, è una partita fra due squadre, diciamo, che non hanno delle ambizioni di vincere il campionato, però hanno fatto una discreta partita, soprattutto il Bussecchio ha praticamente dominato la serata, il Martorano si è difeso un attimo, però quando ha perso la coppia non c'è stato più niente da fare, una partita un po' incolore. Due parole anche sui campionati in corso. Sì, i campionati in corso stanno andando bene. Come al solito al vertice c'è una bella lotta,
si alternano già le squadre alla testa, quindi solito campionato vincente, molte squadre che aspirano al titolo. Speriamo di poter continuare fino alla fine con delle belle partite. In bocca al lupo a tutti. Invece per quanto riguarda l'attività regionale? Per quanto riguarda l'attività regionale siamo molto, ma molto contenti. Stiamo lavorando molto bene su tutta la regione, a cominciare da Bologna, Imola, prossimamente Forlì, Cesena, qualcosa su Rimini. Grande progetto scuola che sta prendendo il volo. Il progetto per le persone con disabilità sta partendo molto bene a Imola. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare a Bologna. Comunque, come al solito, la regione si distingue per fare cose che mai nessuno ha fatto. La disabilità delle boccette non l'aveva mai fatta nessuno. Il corso per istruttori non l'aveva mai fatto nessuno. Adesso ci stiamo impegnando per fare subito il secondo corso. Tanta attività nelle scuole, questo secondo noi è il futuro. Vuoi gustare una brioche artigianale e un cappuccino mondiale? Vediamoci al Bay Finn, via del Partigiano 12A, Vecchiazzano. Un'oasi di relax a due passi da Forlì. Bar, ristorazione, apericena, buffet, caffetteria e tanta cortesia. Bar Bay Finn di Monica Cavina, via del Partigiano 12A, Vecchiazzano. Telefono 333 83 22 987. Il miglior tiro lo diamo a Luca Biondi del Time Out Martorano. Una serata dove non ha sicuramente brillato, in una situazione abbastanza intricata è riuscito a fare un 16 punti con una tresponde perfetta, ma la sua partita è praticamente finita lì perché il suo avversario l'ha surclassato in lungo e in largo. Il tironzolo è offerto da L'Onoranza, onoranze funebri di Osioschi e Vignoli, Imola. Il tironzolo invece lo diamo a Marco Merloni, era sicuramente l'uomo più atteso qui a Martorano, vuoi perché gioca in questo ambiente nella specialità della Stecca, vuoi perché è molto conosciuto nel Cesenate, aveva la partita del primo tempo forse più intrigante contro Fabrizio Ricci, e invece ha giocato molto male nella fase iniziale, addirittura in un frangente doveva fare 8 di colore, è riuscito a far 16 punti all'avversario, doveva alzare il pallino di quel tanto che bastava per fare gli 8 e invece non ha preso da nessuna parte, un errore che da lui non se l'aspettava nessuno. Il dato e tratto è offerto da Polifemo Quadrani. Dove hai messo il candelabro? Ho trovato la Mary qua al Bar Sport di Montaletto. Bar Sport di Sirotti Mauro, tabaccheria, ricevitoria, lottomatica, via Bollana 65, Montaletto di Cervia, Ravenna. Telefono 0544 96 5025. Il Time Out Martorano sprofonda negli abissi, perché questo incontro in casa contro il Bussecchio 3 doveva servire per cercare di risalire un po' la china, invece impietoso la squadra di Forlì gli infligge un 5-1 che tramortisce la squadra di Martorano. Già nel primo tempo gli avvisaglie non erano delle migliori, ma c'era Fabrizio Ricci che riusciva a surclassare Marco Merloni e quindi a dare al Martorano il vantaggio di 1-0. Le due coppie, ahimè, hanno lottato quasi alla pari con i loro avversari, ma alla fine hanno perso tutte e due, e a quel punto sul 2-1 alla fine del primo tempo c'erano le speranze magari di poter racimolare come minimo il pareggio. Invece niente da fare, il Bussecchio schiera i tre ascolani che fanno una super partita, e di contro invece il Time Out Martorano i suoi tre non ne azzeccano più di tanto. Edoardo Vanni vince abbastanza agevolmente in fretta contro Luca Biondi e porta il Bussecchio sul 3-1, e poi arriva la finale con Sandroni che batte Fabri nettamente e l'ultima partita di Panicià che supera
Massimo Tumedei e il 5-1 consegna un Martorano molto dimesso e un Busecchio 3 che avanza in classifica e sicuramente in questi tre punti può vivere meglio le prossime giornate, anche se dovrà lottare tanto per poter anche lui salvarsi da questo difficile campionato di Serie 1. I risultati e la classifica sono offerti da Carrozzeria Sorelle Casadio. Si trova a Ravenna in via Trieste 208, telefono 0544 59 16 51. Dal 1966 siamo riparatori auto, moto, furgoni e ci troviamo nella nuova sede di via Trieste 208. Carrozzeria Sorelle Casadio, la tua carrozzeria di fiducia. Sedicesimo campionato regionale Serie A1, risultati decima giornata. Leondoro Molinella, RG Impianti 7 Crociari 4-2. Time out Martorano, Busecchio 3 1-5. BT Busecchio, Busecchio 2 4-2. Circolo Sport Ravenna, BTV Molinella 4-2. Capitan Bagatti Bellaria, Manuel Caffè Bocciofila 1-5. Andrea Costacarpi, President Park Ronco 6-0. Clai Sasso Morelli, Bibisò Caffè Villanova 4-2. Camomaris Cantonese, Cadelvento Bagnacavallo 5-1. Tex Master Novellara, Grand Hotel Palazzo Taverna Verde 2-4. Recupero quarta giornata. Leondoro Molinella, Busecchio 3 5-1. Recupero quinta giornata. Busecchio 2, Manuel Caffè Bocciofila 2-4. Questa è la classifica dopo la decima giornata. Grand Hotel Palazzo Taverna Verde 27, Manuel Caffè Bocciofila 26, BT Busecchio 25, Circolo Sport Ravenna 22, Leondoro Molinella 17, Tex Master Novellara, Andrea Costacarpi, Camo Maris Cantonese 15, Clai Sasso Morelli 14, Busecchio 3 12, BTV Molinella 11, RG Impianti 7 Crociari, President Park Ronco 10, Bibizzò Caffè Villanova, Capitan Bagatti Bellaria 9, Cadelvento Bagnacavallo 8, Time Out Martorano 6, Busecchio 2 2. Questi gli incontri della undicesima giornata in programma giovedì 18 novembre. Leondoro Molinella, Tex Master Novellara. Busecchio 3, BTV Molinella. Busecchio 2, Clai Sasso Morelli. Cadelvento Bagnacavallo, Andrea Costacarpi. Manuel Caffè Bocciofila, Circolo Sport Ravenna. Bibizzò Caffè Villanova, Time Out Martorano. RG Impianti 7 Crociari, Capitan Bagatti Bellaria. President Park Ronco, Camo Maris Cantonese. Grand Hotel Palazzo Taverna Verde, BT Busecchio. E si conclude da Martorano questa puntata del Pallino Blu. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana per l'undicesima giornata del campionato. Andremo a Forlì ad assistere all'incontro tra le prime in classifica, il Grand Hotel Palazzo Taverna Verde, che sfida il BT Busecchio. Vi aspettiamo. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo. Non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo. Non è di grande compagnia, ma è più simpatico, il più simpatico. Non è di grande compagnia. Flick, po, pu, patapà. Ma è più simpatico che ci sia. Che noi a quel bar, che noi alla sera veglia si al bar. Qualità, affidabilità, convenienza, velocità, tutto in una parola. Si dice FAM Batterie Meddola. FAM Batterie, azienda leader nel settore da 45 anni, soddisfa tutte le esigenze di energia. Alla FAM puoi trovare batterie per auto, moto, veicoli speciali per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato, incluso il servizio di installazione. All'avanguardia anche per batterie a litio. Se vuoi andare sul sicuro, scegli FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Consulta il sito FAM Batterie per ogni tua esigenza.